non possiamo dare delle spiegazioni del comportamento di Gesù e del suo insegnamento utilizzando, per così dire, un messaggio che non appare così chiaro e evidente come potrebbe essere se fosse suffragato di elementi di psicologia. Il pescatore di anime, il pastore che guida le pecore, il gregge, vengono in qualche maniera rielaborati e rispiegati ai fedeli dalla Chiesa Cattolica in una forma cristiana cattolica, cioè dire non si esce fuori dal linguaggio, si cerca sempre attraverso il linguaggio che nel secolo si è andato evolvendo in varie dimensioni a poter predicare il Vangelo anche oggi lasciando integri i simboli del passato. Però questo non soddisfa l'esigenza dell'uomo di oggi, del cristiano di oggi, il quale si trova bombardato da messaggi che in qualche maniera mettono in crisi la sua stessa appartenenza alla Chiesa, le continue critiche e i bersagli che riceve da parte, per esempio, dei filosofi atei o degli stessi religiosi di altre religioni che in qualche maniera non condividono la nostra, ma anche nello stesso ambito del cristianesimo ci sono varie confessioni religiose e indubbiamente hanno delle differenze che sono irriducibili, seppure tutte quante si riconoscono in Cristo. Ora, in tutta questa babele di situazioni è importante cercare di trovare un senso unitario delle cose. Questo messaggio psicologico, spirituale, riscoperto da John Mayne, tiene conto dei contributi della psicologia del Novecento e quindi ci fa sentire più vicini e ci dà un'idea del cristianesimo stesso più evidente.